Ormai è ufficiale. Per venerdì 10 dicembre, quattro sindacati del comparto scuola, CGIL, UIL, SNALS e Gilda, hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale nel tentativo di ottenere dal governo qualche risposta a problemi che si trascinano da tempo. Si va dalle risorse per chiudere un contratto scaduto ormai da 3 anni, fino alla riduzione del numero di alunni per classe e alle misure per azzerare o almeno per ridurre il precariato. Nel corso della conferenza stampa svoltasi nella mattinata di mercoledì, i sindacati sono entrati un po' di più nel merito. Per quanto riguarda il contratto, i quattro sindacati hanno fatto riferimento anche all'articolo 108 della legge di bilancio, che in questo momento stanzia 240 milioni di euro per la valorizzazione del personale docente, somma che i sindacati si augurano di poter utilizzare per aumentare in modo generalizzato la cosiddetta RPD, la retribuzione professionale docente. Distribuita fra tutti i docenti, la somma potrebbe servire per incrementare lo stipendio di una dozzina di euro al mese, cifra che ovviamente si andrebbe ad aggiungere alle altre risorse contrattuali e che potrebbe servire a riconoscere un aumento medio di circa un centinaio di euro a testa. La richiesta dei sindacati è netta, si deve passare da 240 milioni a 1 miliardo tondo, quindi all'appello mancherebbero 760 milioni. Ma sentiamo in proposito che cosa ha detto durante la conferenza stampa Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC-CGIL. Noi abbiamo fatto una richiesta precisa, vogliamo arrivare a colmare quel gap, che sono 350 euro. Non siamo degli illusi, ci rendiamo conto che ci sono naturalmente degli step, ma ci saremmo aspettati almeno 1 miliardo su quel fondo. Almeno 1 miliardo, magari da incrementare poi nel dibattito parlamentare. Ci troviamo con 210 milioni, peraltro attribuiti con una modalità che probabilmente per gli estensori della norma dovrebbe anche sfuggire alla contrattazione. Il fatto è però che lunedì 29 novembre scadono i termini per la presentazione di emendamenti alla legge di bilancio, in questo momento all'esame del Senato, e davvero risulta difficile capire come il governo possa risolvere nelle prossime ore una questione che non si è riusciti ad affrontare nei mesi precedenti. CISL Scuola, per parte sua, fin da subito aveva dichiarato di non voler proclamare né lo stato di agitazione né tantomeno uno sciopero. E in un comunicato della giornata di mercoledì rimarca il fatto che il comportamento di CGIL, UIL, SNALS e Gilda potrebbe essere legato al clima elettorale che già si respira in ambito sindacale. Fra pochi mesi, infatti, si aprirà nelle scuole la procedura per il rinnovo delle RSU di istituto. Ma c'è un altro elemento che la CISL sottolinea. Le confederazioni generali sindacali si pongono certamente l'obiettivo di ottenere qualche modifica alla legge di bilancio, ma nessuna di esse però sta parlando di sciopero. La segretaria generale di CISL Scuola, Maddalena Gissi, avverte però che non c'è nessuna rottura con gli altri sindacati. La storia, afferma Gissi, insegna che le ragioni dell'unità, pure in un contesto di pluralismo del sindacato, restano sempre, nonostante tutto, molto salde, molto forti. Su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, le vostre lettere. Noi ne daremo conto come di consueto.